Ma le scale c'erano allora, sono scemo io che non le ho viste. Sono uscito e rientrato perché, pensavo... Perché non raccontare ai miei fan qualcosina di me? Che sta succedendo? Cosa hai in mente? Che cosa potrei cominciare? Non importa, magari un'altra volta. Che pacco! Pensavo davvero che te ti avesse detto andiamocene a casa, nel senso non c'è più nulla da fare, però in realtà sono uscito e rientrato ed è apparsa la scala. O magari non l'ho vista io e sono scemo e basta. Mano d'oro, mano d'oro, mano d'oro! Presa! Ci sta bene. Ma una sola. Aumenta l'attacco. Sai che novità. Ecco qua. Bravissima, Cia. Bravissima. Ti prego, mandalo giù in con le vertigini. Bravissima. Brava ragazza, brava, brava, brava. No. Ecco qua. Sì, lo so che lo bloccherà la manina, però almeno ci iniziamo a levare i leoni di torno anche. Morta? Morta la mano? Perfetto. Mi ha fatto molto ridere. Oddio, pensavo venisse da me, ti giuro. Mamma mia, che rischio. Che rischio. Mamma mia, qua è stato pericolo. I leoni ci potevano fare fuori. 2800, ok, perfetto. E anche Yukiko sale di livello. E solo Yukiko sale di livello. Sì, 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 richiesta d'aiuto, richiesta d'aiuto. Vediamo, forziere, ultima chiave. Con il recipiente del coraggio, e vai. Oh, incredibile, qualcuno ha risposto alla nostra domanda d'aiuto. Magia, magia oggi, wow. Poi uno solo, fantastico. Poi sto cavaliere ovviamente resistente, bravissimo Kanji. Complimenti a Kanji, si è aggiudicato il posto nella squadra oggi. Ah, di poco, che sfiga. Che sfiga. Tutto questo perché resisteva ai colpi fisici. Un'altra mano arcana mi avrebbe fatto contento oggi. Anche i forzieri gratuiti mi fanno contento in realtà. Sai cos'è che ci servirebbe? Ci servirebbe un'arma per Kanji. Perché Kanji, nonostante abbia una persona con alto potenziale d'attacco, credo che per colpa del suo equipaggiamento al momento non stia sfruttando al meglio questa cosa. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. 4 per di esperienza non sarebbe male. Che poi dico 4 per, in realtà è il 40%, ma buttali via, insomma. Sono sempre punti gratis che ottieni. Certo, l'aumento delle statistiche sarebbe stato probabilmente più utile. Però i punti esperienza li beccano tutti. Le statistiche solo noi. Prima aumentiamo i nostri compagni, meglio è. Anzi, tra l'altro, se abbiamo l'occasione... Oh, un carro armato. Vado, sono sicuro che resista agli attacchi fisici quello. Voglio andare a prendere anche Yosuke per... quanta vita, ciccio. Per livellare anche lui. Magari togliamo Yukiko o Chie. Uno dei due lo togliamo. Vedo che resisti un po'. Brava, critico su tutti e due, ti prego. Solo su uno, peccato. Non importa. Vediamo. Attacco fisico. Bravo. Non so se resiste, ma è andato, mi va bene anche il critico. Detto questo, voglio livellare un po' Yosuke. Yosuke. Io in tutte le registrazioni continuo a sentire che per metà episodio dico una cosa, per metà episodio dico l'altra. Ovvero prima dico Yosuke e l'altra volta dico Yosuke. Vulnerabilità al vento. Ah, però siamo saliti di livello. Fantastico. Che poi è colpa di Persona 5 se continua a sbagliare. Che magari se avessi giocato prima a questo sarebbe successo il contrario. Che Yosuke lo chiamavo Yosuke continuamente. Vediamo in questo momento. Ah, giusto. In questo momento il mio lavoro, sì, penso che sia molto soddisfacente. Essere un idol era il mio sogno fin da bambina. Essere un idol era il mio sogno sin da bambina. Mi diverto un mondo ogni giorno. Anch'io sono soddisfatto, Sensei, visto che sono insieme a voi. Grazie, Sensei. Beh, Teddy, tu, vabbè, fai testo relativamente. Ah, sai che ti giuro, pensavo fossimo già arrivati. Un corridoio così piccolo con davanti già l'entrata. Ok, mano arcana. Vediamo. Livello abilità. Ti prego. Prendiamo questo e prendiamo la forza. Anche se il livello della persona sarebbe un po' più utile. Ma voglio aumentare la forza di Samael. Vediamo.
Yes, yes, bravissimo Samael, sei bravo. Madonna cara, quanto è bravo Samael. Ne è valsa la pena, ne è valsa la pena, dannazione. Abbiamo già in questo dungeon una cazzo di abilità che può colpire senza nessun tipo di problema già un livello superiore. Danno divino pesante a tutti, mamma mia. Madonna mia, vi spacco tutti. E c'era la possibilità che andasse su Zionga, eh. Cioè è stata la probabilità. Ok, chi altro ha bisogno di livellare? Io punterei ad aumentare Izanagi al momento. Anche se, parliamoci un attimo, Izanagi, a parte appunto la sua debolezza al vento, potrei ricrearlo quando vogliamo. Potremmo, come abbiamo fatto con Arsene, potremmo ricostruirlo e renderlo più forte. Ma abbiamo già la possibilità di schivare il vento che gli abbiamo messa noi. Quindi se troviamo un'altra carta di evoluzione abilità, abbiamo la possibilità di vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, di assorbire il vento, di annullare il vento. Ne abbiamo. Madonna mia, tu non hai idea di quello che ti faccio adesso. Non ne hai idea. Megidola! Megidola! Aspetta, l'ha bloccato o l'ha evitato? Scusa un attimo. Per puro culo, prima abbiamo trovato, dove sei, la bomba intelligente. Certo. Ah no, fa 100, non 50, meglio. Magari riusciamo ad ucciderne già una. Ottimo. Sì, avrei potuto tenerla per un altro nemico, però. Ti prego, fagli un critico. Qualcuno gli faccia un critico. Ci ho sperato. Allora, no, non sprechiamo un oggetto per uno solo. No, lei non ce l'ha. Maledizione. Allora, abilità. Qual è? Annulla il bonus. Ti piacerebbe riuscire a schivare, eh? E invece non te lo permetto. Sembra tentennare. Un critico, qualcuno glielo fa per favore. Un critico? No, eh. Vabbè, vai di Megidola. Cazzo, 24 però. È tanto, ma vale la pena per un'uccisione sicura. Oh, dai, ti prego. Cosa sei tu? Ho paura che sia resistente agli attacchi fisici questo. Invece no, ottimo. Brava Cina, madonna cara. Questa donna, quella donna. Bravissima. Vediamo. Oh, Matador. Ok, carta abilità. Risposta. Vabbè, niente di che. Però, 15.000 yen e 5.300 punti esperienza. Perfetto. Non ci credo. No, che palle. Che palle, però. In realtà va bene anche così. Va bene anche così perché adesso abbiamo la possibilità di non usare troppi punti per un attacco solo. A me va benissimo che ci sia sia quello medio che quello pesante. Anzi, mi è più comodo così. Sto serpentino qua, mica male. Debole solo al vento, quindi dobbiamo fare anche un attimo attenzione. Però, anzi, sai che quasi. Vediamo se ci abbiamo la carta. No, peccato, dobbiamo. Sai che forse però non ne ho ottenuta un'altra. L'ultima che avevo ottenuto l'avevo ottenuta proprio per Izanagi. Un'altra ombra esce fuori dal forziere. Per un attimo ci ho sperato fosse di nuovo le mani, solo che non abbiamo ricaricato il personaggio. Aia, stronzi, stupidi bambini. Stupidi bambini che attaccano i miei maledettissimi personaggi. Your motherfucker. Spacco il tavolo in testa. Ovviamente si scherza ed è tutto contestualizzato al gioco, eh. Che prima che qualcuno mi mandi segnalazioni per nessun motivo, eh. Vediamo, Gom. È un segno? Potrebbe essere. Io ti direi che al decimo piano io ci tornerei anche a casa. Non a casa, o meglio, torniamo alla base solo per ricaricarci. Solo per quello. Altro forziere, vediamo cosa troviamo. Non so perché, ma non sono per un cazzo sorpreso. E va bene anche così in realtà. Magari riusciamo ad ottenere qualcosa.
Madonna mia quanto ti sta bene Pirla. Però un attacco da tre perché ci è caduta. Peccato. Peccato, era una mano arcana garantita quella. Era una pescata arcana. Ancora. Quante gente riesce a schivare con un attacco solo? Goom di nuovo. Ecco le scale. Il mio ragazzo ideale? Una persona gentile e pulita? Oh, l'aspetto non ha importanza. Non vado pazza per i ragazzi di bell'aspetto. In fondo l'aspetto non conta, no? L'importante è ciò che si ha dentro. Capisco, quindi l'importante è ciò che si ha dentro. Ma io sono vuoto. Vabbè, questo mi ha fatto ridere. Altro forzier con altro Goom. Scopriamolo subito. Non so perché, ma non sono per un cacchio sorpreso. Ti prego, fa che sei debole al ghiaccio, così facciamo un critico. Peccato. Debole al fuoco? Vediamo. No. Mi dispiace, ma non farai in tempo ad utilizzarlo quell'attacco. Ops, aspetta. Sì, proviamo. Non è debole neanche l'elettricità, quindi amen, andata così. Forse è debole al vento, è arrivato a questo punto. Dobbiamo media rana. Rama. Ripristina moderatamente gli HP del gruppo. Polvere dell'anima. Non so perché, ma mi aspettavo un altro Goom. Ok, mano arcana, vediamo cosa ci esce. Niente di che, peccato. Danza valorosa. Mi sa tanto di attacco fisico. Altra mano arcana. Senza nessun preavviso, effettivamente. Chiave forziere. Ne abbiamo zero, magari. Ci può andare di culo che troviamo qualcosa di utile. Mazionga. Altro forziere. Ci sarà qualcuno anche qua dentro? Non so perché, ma non mi sorprende più la cosa ormai. Tieni duro. E vai, qualcuno mi risponde finalmente. È tipo il secondo su tutto il dungeon che stiamo facendo, madonna mia. 146, 153. Speravo un pelo di più, ma purtroppo non si può avere tutto in questo gioco. Ti sta troppo bene, ti sta troppo bene, madonna mia. Madonna mia quanto ti sta bene. Goom, polvere dell'anima. Questo dungeon, ti dirò che stiamo trovando... vai, un altro. Stiamo trovando veramente pochissime mano arcani. Ma soprattutto stiamo ottenendo veramente tanto mane d'oro, ma poche mano arcane. Quello che mi fa strano, perché credo che sia quasi fatto tutto apposta arrivato a questo punto. Penso che lo stiano facendo apposta per il semplice fatto che trovi tanto modo di aumentare il livello. Però ti diamo poco modo di moltiplicare quel guadagno. Ovviamente l'unico che manchiamo sei tu. Però non so ancora cosa sei debole. Annulla i danni fisici, purtroppo. Quindi tutto quello che possiamo fare è continuare ad attaccare magico. Non so se è debole, ovviamente. Dicevo, non so se è debole al vento, perché è l'unico elemento che ancora non abbiamo provato, però. Riproviamo. Critico. Più che altro che una persona, un nemico del genere, se finisci pipì alla fine. Certo, è difficile che finisci pipì e gli strumenti per i pipì, però cavolo, potrebbe succedere. L'unica cosa che ti potrebbe salvare a quel punto sarebbe scappare e basta. Ecco le scale. Secondo me, come di... sai che in realtà forse siamo arrivati? Penso che Rise sia più avanti. No, non ne sono certo. Vuoi scostare la tenda? No. Facciamo un attimo per sicurezza. Undicesimo piano, 29 Goom. Non ne abbiamo problemi. Torniamo fuori. Prima di tutto devo controllare una cosa. Ottimo lavoro. No, undicesimo piano. Ok, io non ho capito se i Goom ti fanno uscire dal piano e quando rientri dove hai usato il Goom, oppure un caso. Yosuke, vorrei che tu entrassi al posto di Cie. Almeno ti faccio livellare anche a te un pochino. Tu hai nulla da darmi? No, peccato. Allora, torniamo indietro. Andiamo dalla volpina. 11.000 yen, dai. Non è neanche così esagerato. Ci sta. Vediamo se posso fare qualche nuova fusione interessante.
Oh, ho notato che hai registrato un gran numero di persone. Tutto merito del tuo duro lavoro e dei tuoi legami. Ti prego, accetta questo piccolo regalo da parte mia. Finché lo avrai con te, ridurrai il costo necessario per evocare persone dal tuo grimorio. Biglietto di velluto, il costo di evocare persone è sceso del 10%. Ora ti sarà molto più semplice evocare le tue persone. Continua ad aggiornare le persone del grimorio e ti farò un altro regalo come questo. Bene, allora... Prima di tutto, vediamo quanto siamo. 153. Carte abilità. Consegna le carte. Consegniamo tutto. Schiva elettricità. Schiva vento. Perfetto. Dammelo. Fondiamo le persone. Vediamo cosa possiamo fare. Abbiamo Ares e questo qui nuovo. Bellissimo questo. Assorbe il fuoco ed è debole al ghiaccio, ovviamente. Non mi aspettavo diversamente da un gattone di fuoco. Ah, c'è anche Incubo che non abbiamo effettivamente. Incubo mi servirebbe. Ci servirebbe un arcano del diavolo, visto che abbiamo l'infermiera ora. Vediamo se ci fa l'errore di fusione oggi che piove. No, non è uscito. Con quel corno messo lì però, mamma mia. Oh, tra poco possiamo fare Gabriel. Bene, bene, bene. Possiamo fare anche questo che fa un po' di danno fisico. Beh, un po', fa già più danno di Osè che ce l'abbiamo già da prima. Ed è debole solo all'elettrico. Mentre lui è debole alla luce, che fino adesso non è che abbiamo visto nemici luccicosi. Bellino, speravo un po' meglio il modello. Salito di 2 livelli, perfetto. E si becca anche crescita 2, 3 livelli addirittura, la madonna. Dicevo, e si becca anche il bonus alle statistiche delle fusioni di oggi. Yatagarasu. Però davvero, quando è che succedono gli incidenti di fusione? Ti giuro, non riesco ancora a capirlo. Insegniamo schiva vento a Samael al posto di questa qui, che magari se ci va di culo riusciamo a trasformarla in annulla vento. Ora che siamo belli pronti, possiamo tornare da Rise. Sai cosa? Però effettivamente stavo pensando di togliere lui. Scusa un attimo, perché non è curato? Vuoi vedere che la volpe non ti cura al 100%? Ah, Cie che non era neanche attiva, tra l'altro, non è stata curata. Attenzione. Allora, facciamo una cosa. Vediamo quanto mi costa adesso curare di nuovo tutti, visto che abbiamo rimesso Cie. 3600 yen, vai. Per così poco cura tutto. Vedi, non mi cura tutto. Aspetta, però mi cura solo gli SP? Sono scemo io o l'altra volta curava anche gli HP? Cioè l'altra volta non curava tutto? Vabbè che in realtà mi basta fare così, per carità. Mi basta fare un media e ora sono tutti curati. E se vado da lei mi chiederà cosa? 1000 yen? 600, toh, tieni. E mi ricarico gli SP, per carità. Però l'altra volta mi sembra che ci curava tutto. Cazzo, per 30.000 yen voglio anche ben vedere. Ok, rientriamo. Beh, direi che siamo belli che carichi e pronti. Possiamo andare. Penso che Rise sia più avanti, certo. Vai. Anzi, se siamo già alla boss fight, io sono contento. Sono più che contento. Spero di essere all'altezza più che altro. Spero che non sia troppo avanti la sua ombra. Fa la spaccata? No, che carina. Sai che forse mi sono fatto un'idea sbagliata di lei? Yamero, non dirlo. Non è vero, tu non sei me. Forse mi sono fatto un'idea totalmente sbagliata di lei. Effettivamente ce l'avevamo presentata in tutt'altro modo, Non dirlo! Ecco, appunto. Anata nante. Watashi janai.
da molto Alice di Persona 5 Striker si è messa lì su quel palo. Ah beh, non è male. Mi ricorda molto una persona che c'era anche in Persona 5. Dioniso forse era. Mi piace i suoni che fa. Mi piace che siamo tutti vestiti da FBI. やっぱり色々悩みとかあったんだな。けど必ず暴走は止めてやる。パナバン。えじゃ。 Allora, non mi ricordo se ho persone che fanno attacchi di ghiaccio. Ok, sì, ce n'ho uno, perfetto. Visto che non abbiamo CIE, dobbiamo provare almeno il ghiaccio. Ok, resiste, proviamo. Aspetta, visto che aumenta precisione, un nullai bonus. Non avevo aumenta attacco, forse ce l'aveva CIE. Che sfiga, comunque. Proviamo il vento. Ok, proviamo il fuoco, anche se dubito. Penso che non abbia una debolezza. La butto lì. Media un nemico, perfetto. Infatti. Elemento fuoco, anzi credo che in realtà non abbia nessun tipo di elemento. Allora, abbiamo aumenta attacco. Nulla per realtà. Aumenta l'attacco di un alleato, dai, vai di nuovo Izanagi. Abilità. Iniziamo a ridurre la difesa, anzi. Sfruttiamo meglio il turno. Perfetto. E ora vediamo se gli attacchi fisici, anzi non lui perché lui possiamo usarlo in tutt'altri modi. Continuiamo col vento. 115, non male. Aguilao. Benissimo. Tu, visto che sei quello più prontato all'attacco al momento, proviamo gli attacchi fisici. Ok, non ha nessun tipo di resistenza. Aia, male. Allora, detto questo, aumentiamo il nostro di attacco. Perfetto, e ora si inizia la battaglia sul serio. Perfetto. Tanto non credo che lei evochi nulla a questo punto. Non penso ci sia nulla che possa fare. Comunque, tragico fino a tre volte. Dai, proviamo tre volte. No, mi sa che ho fatto quell'altro che colpisce una volta sola. Non importa. Quindi vuol dire che puoi fare anche di peggio? Guarda, sono contento di non aver portato CIA a questo giro. Proprio è andata di culo. È andata veramente di culo. Andiamo di nuovo con Samael. E ora, finalmente, Mechidola. Ti giuro che se lo schiva l'ammazzo. 255, non male. No, ho sbagliato in realtà. Vabbè, non importa. Dobbiamo sfruttare ancora il fatto che ha la difesa abbassata, quindi continuiamo a menarla finché ci conviene. Quale dolore che non ci hai fatto nulla. Siamo talmente preparati a sto giro. Siamo talmente preparati che non ci puoi fare nulla. Analisi suprema. Cos'è? Cosa ci sta facendo? Vuoi vedere che si è difesa? Non lo so, ma non ti puoi difendere da un Megiddo, mi dispiace. Ah.
Lo immaginavo. Immaginavo che questo turno non avremmo fatto nulla. Difesa ristabilita. Attacco ristabilito. E allora vediamo. Vediamo. Cambiamo di nuovo Izanagi. Mi sa che ho sbagliato. Dovevo usare l'altro. No, è giusto, è giusto. Vediamo. Vediamo se ho sbagliato. Vabbè, non importa. Eh già, mi sa che per un paio di turni gli attacchi vanno a vuoto. Aia. No, ho sbagliato. Ho lasciato sprint attivo. Mi sa che per un po' il turno va così, Questa cosa per quanto dura, reset? Ah, finita così? Davvero? Ma dai, stavamo vincendo! Stavamo vincendo, non è valido! Ma stavo vincendo, gioco! Sei ingiusto! Mazuitte, donna funi da yo! Continuando a farmi spalmare Megidola. Ecco come vinciamo, se il gioco mi avesse fatto fare. Scappa, aiutaci, sta a te decidere. Vai, risveglia la tua persona e attacca, perché dai, è il momento. È il momento palesemente. Sì, mata yari agaru ki da. Kuma! Vai! Matamata kaiseki kanryo! Sayonara! Sayonara! Yabai! Kuruzo! Kangaru yori saki ni karada ga nani mai ni dete nara. Perché è la cosa giusta da fare, Teddy. Tondomo nai koto o shinekai sou de kumatte shimatte iru jibun. Dio mio. Difesa suprema! Da quella strana cosa. Teddy Super Saiyan. No, dai, cos'è successo? Si è fatto saltare in aria. Cos'è successo? No, è esploso! Kuma! Eh sì, è esploso! Mucha shiagatte! Kuma! Ma cos'è? Minna no yaku ni tateta Kuma! Ma povero! Tatta dokoro ja nei yo! Inochi no onjin da yo! Sokka! Piccolino! Hitori bocchi ya da kara! Kuma-kun! No dai, adesso si rigonfia. Cos'è sta faccia? E tutti l'hanno ignorato e questo lo offenderà di sicuro. Sai che mi sono fatto totalmente un'idea sbagliata di lei, mi sa. Stiamo tutti bene, non è colpa tua, non preoccuparti, non è colpa tua. È più saggia di quanto sembri in realtà. Okite. Gomen, imamade tsurakatta ne.
Mi chiedo se avremmo potuto vincere quella battaglia. Se avessimo fatto tipo più danno tutto assieme in una botta sola, per dire. Siete tutte parte di te. Esatto. Insieme alla mia telecamera che se ne va a fanculo. Lo sapevo che sarebbe successo. Necessario per affrontare se stessi si è manifestata. Oh, carina. Vista così, mi sa che lei è la nostra navigatrice. È la nostra navi perché c'ha tutti gli strumenti per analizzare. Lisa-chan! Lise te ii kara. Tashika omise ni kite kureta hito da yo ne. Che carina. Koichi da mo. Vi presentate brevemente. Sokka. Senpai ni naren da. Senpai. Minna arigato. Ato de zenbu yukkuri setsumei suru kara. Ima wa. Dou shita no, Chie? Hontou no jibun nante inai. Oi, Kuma. Dame, sagatte. Ano ko no naka kara nani ka. Hontou jibun. Hai capito, Teddy? Mi sa che affrontiamo la sua ombra adesso. Eh sì. Nanda yo, aitsu? Masaka mou hitori no Kuma-kun? Kuma-kun no naimen te koto? Eh sì, sì. Tabun so. Demo nani ka no tsuyoi kanshou wo. Cos'è quella faccia un continuamente? Orca miseria! Sembra uscita direttamente da One Piece. È inquietante però la sua ombra. Sembra un po' Evangelion con gli occhi. Sei veramente uno stolto. お前は初めから空っぽなんだからね。お前は心の底では気づいてる。でも認められず。 La sua forma televisiva? Non hai una memoria. Quelle facce qua sono incredibili però. Sì, perché ho bisogno di sentirlo. Dose tadano. Yamero te itteru, Kuma! Non sei altro che un pupazzo, gli dirà. Omae tachi mo onaji da. Shinjitsu nado sagasu kara tsurai me ni au. Somosomo, kore dake no fukai kiri ni tsutsumareta sekai. Shoutai sura wakaranai mono o kono naka kara. Questo c'ha ragione su questo. Non sappiamo cosa stiamo cercando in concreto. C'è un modo per trovarla. Sushite mata jibun o saranaru kunan ni sarasu ka? Rikai ni kurushimu na. Dewa, hitotsu shinjitsu o oshiete yaru. La morte? Omae tachi wa koko de shinu. Shiroto shita ga yue ni. Cattivo 101, c'è una sola verità, ovvero la morte. Con i nostri poteri? Esatto. Masaka, sono karada de issoni tatakau ki? Heiki, watashi wa tabun taoreteru sono ko no kawari ga dekiru kara. Kondo wa. Mi piace, si sta già impegnando fin dall'inizio. Ma dai, che figo!
Gli ha messo il visore davanti agli occhi. Bello. Cazzo, questo è bello. E Teddy, stiamo combattendo Teddy però. Wow. Cazzo. Come tutti noi, Yosuke. Allora, ah no, siamo carichi, perfetto. Brava Rise, penso sia stato il gioco a semplificarci questa cosa. Comunque, aumenta la difesa e riduce la difesa di un nemico. Vai. Allora, iniziamo il solito giro per vedere quali elementi lo rendono debole. Non il vento, non abbiamo nulla, perfetto. Vediamo il fuoco. Non il fuoco. Proviamo l'elettricità anche se non mi serve in realtà. Non l'elettricità. Attacco magico potente in arrivo, eh? Va bene, allora aumenta l'attacco di un alleato. Spammiamo Megiddo come se non ci fosse un domani ormai. Sai cos'è che mi piace di questo gioco a differenza di Pokémon? Che la difesa e l'attacco sono universali. O meglio, la difesa è sia per le magie che per gli attacchi fisici. Attacco per i fisici, magie per i magici. Questa è una cosa che adoro. La difesa è una cosa sola. Questo vuol dire che in questo momento sei indebilitato. Bravissimo Kanji. Brava, brava, brava che sei riuscita a schivare. Bravissima. Ho sbagliato. Che palle, che sbaglio tasto. Avrei dovuto sfruttare meglio Megiddo. Avrei dovuto sfruttarlo meglio. Allora, abilità. Perfetto, Kanji. A questo giro ti faccio usare un oggetto. No, non abbiamo oggetti che abbassano la difesa, cavolo. Non importa, useremo di nuovo i Zanagi allora. Vai, colpisci. Bravo, che l'hai colpito tre volte. Mi piace la voce cupa di Teddy però, figa. Ultra carica, addirittura. Energia concentrata. Non c'era bisogno, tranquilla. L'abbiamo capito che è un brutto presentimento quello. Dovremmo difenderci, su quello non ho dubbi però. Io proverei comunque ad attaccare. Proverei a sfruttare comunque il turno. Ovviamente. Sperando che non ci sciotti con un colpo, ma ne dubito. Ne dubito fortemente, anzi. Quasi quasi. Facciamo un media così e ricarichiamo già un po' tutti. Ecco fatto. Bravo Kanji che sta continuando a colpire tre volte. Si sta caricando. Va bene, guardiamo tutti. Vabbè, ormai sì, facciamo la guardia. Stavo pensando se avevo qualcuno che poteva aumentare le difese, però. Non male. Allora, abilità. Izanagi. Abilità. Riduce difesa. E via, continuiamo così. Perfetto. Dai, non penso ci sia difficoltà. Siamo andati bene sia con Rise che con lui, quindi. Anzi, contro di lui siamo avvantaggiati per il semplice fatto che Rise ci dice quando farà gli attacchi pesanti. Anche se una mano con una palla nera in mano, sai, ti fa capire che effettivamente sta per attaccare. Quindi. Perfetto. Difesa diminuita, sì, ti piacerebbe. Detto questo, aumenta l'attacco. Ma sì. Vediamo, con Yosuke abbiamo l'abilità di
danno fisico, bonus alle statistiche di tutti i nemici, aumenta di un alleato. Speravo di... Però aspetta, se aumentiamo noi forse riusciamo a tirargli su qualche critico. Anche se forse avrei dovuto farlo su Kanji, sai? Vediamo. Aogilao di nuovo. Sì, dai. Penso sarà uno scontro un pochino più lungo degli altri che abbiamo fatto finora, ma niente di, di difficile. Bravo Kanji. Perché noi cerchiamo la verità. È questo. Strada per il nulla. Male. Di nuovo? Cazzo. Allora, detto questo, dove sei? Samael. E di nuovo Megidola. Pensavo un pochino di più, speravo un pochino di più in realtà. Perfetto, brava, brava, brava. Brava. Beh, non ci serve, quindi continuiamo ad attaccare. Sto pensando di curarci, ma visto che ha tirato lei su Kanji, non ci serve. Vai. 131. Si sta caricando. Vuol dire che possiamo ancora farlo. Credo, spero. Spero che non, di non aver condannato tutti adesso. Abbiamo sfruttato ancora il turno in cui lui ha difesa mancata, abbassata, e noi abbiamo l'attacco aumentato. Perfetto. Anche se Kanji è quello che effettivamente stiamo mettendo più in pericolo. Gli abbiamo annullato l'attacco. Che culo, l'abbiamo attaccato abbastanza. E ora si risveglia, ovviamente. Difesa ristabilita. Meno male. Difesa ristabilita, perfetto. Annulla il bonus. Mettiamo Izanagi. Abbassiamo la difesa. Così tutti possono attaccare. Difesa ristabilita. Stiamo andando bene. Non ho nulla da recriminarmi in questo momento. E anzi, dia Ram su di lui. Bravissimo. E di nuovo attacco finale tragico. Che sfiga. Aia. No, ti prego, non dirmi che lo fa a tutti. L'energia concentrata, io farei così. Noi attacchiamo, lui facciamo curare a tutti. Dai che forse ce la facciamo. Bravo, bravissimo. Dobbiamo sfruttare i turni di attacco. Teddy si sta caricando. Dai che forse riusciamo a buttarlo giù di nuovo. Allora, cura tutte del gruppo. No, me ne serve solo di uno, di un alleato. Vai. Detto ciò, abilità Aguilao. Dai che adesso vai giù. Su. Proviamo questo. Cacchio. Speravo di mandarlo giù. Non importa. Ok, mi sa che qua ci conviene curarci ora. Però è anche meglio sfruttare i turni d'attacco per adesso. Perfetto, si stanno rialzando tutti. Continuiamo ad attaccare, anche se adesso c'è la difesa un po' più alzata. Sfruttiamo il turno. Brava. Quindi, vai di media.
sperando che ci curi abbastanza tutti. Un po' poco, 90, però meglio di nulla. Nah, Kanji non si è rialzato. Sì, ti piacerebbe. Ti piacerebbe. Detto ciò, Izanagi, abilità, riduce difesa. Che sfiga che l'unico che non... Ecco, bravo. Stavo dicendo, che sfiga che l'unico che non si è rialzato era Kanji. Perfetto. Media di nuovo, giusto per stare sicuri. Perfetto, dai che così riusciamo a tirarlo giù. Abilità, sprint assassino. Dammi un bel colpo critico. Che palle. Summer. Non ho più energia per usare Megidola, ma ne ho abbastanza per fare un Megido. Rispetto agli altri è stato un po' basso come attacco questo. Dai, su, mi manca un ultimo turno di attacchi e ormai ci siamo. Bravissima. Dai Kanji, colpisci per favore. Non una volta, devi colpirlo tre volte, bastardo. Allora, lasciamo Samael, ma sì, dai. Ti odio, maledetto. Una cosa dovevi fare. Ti ho fatto attaccare tutto il tempo magico. 2000 punti esperienza, dai. E siamo saliti di livello, ottimo. Una cosa doveva fare. L'ultimo attacco era... direi di sì. Beh, non è che lo conosci così tanto, Kuma wa, questo che importa, no? Non sei solo. Esatto. Vi ringrazio. Quindi oggi due companion in una botta sola? Persona? Il coraggio necessario per sostenere i propri amici si è manifestato. Madonna mia, cosa sei? Ma dai, sembra il maialino di Kaneshiro quello. Adesso si rigonfia. Teddy ha affrontato l'altro sé per ottenere Kintoki Doji. Però gonfiati per favore. Adesso sviene, quanto ci fai? Eccolo, lo sapevo. Devo dire che è stato facile. Non me l'aspettavo, pensavo fosse molto più complesso questo luogo. Va tutto bene. Ecco. Sì, questo è vero. Ma dai. Vabbè, è ritornato a essere scemo. Sotto sto idea rose. E tu lo sai bene? Sonna highbrow na hanashi? Già, Lise-chan wa watashi tachi e de okutte ku ne. Tonikaku,
今はゆっくり休ませなきゃな。話はその後でいい。オッティモ。じゃあクマくん、頑張ってね。華麗に復活するまでしばし待っててほしいクマ。buona fortuna. Senti che il legame con te Teddy è aumentato. Quanto ci fai? Già. appunto. Teddy ti guarda fisso negli occhi. Ma non... Ah no, ok. L'avevamo già fatto, ok. Ho avuto un attimo di flash. La fitta sociale livello 2, stelle migliorato. Voglio vedere se... Dovresti lasciarlo da solo. Ad ogni modo siete riusciti a salvare Riso. Ora dovete aspettare che si riprenda. Mistero si infittisce. Riuscirà a fornirvi una nuova prospettiva sul caso? Ne dubito altamente. Il locale chiude battenti. Obiettivo raggiunto, voi non lo vedete. Oh, Tanaka! Ah, ora Dojima-san! Che è successo? No, è Ciocco, dai! È Ciocco, maledetto! Daiku desu yo! Teka, ie ni tsukkonde nai de, ora! Kaetazu, Nanaka tadai. No, dai. O kaeri. Ecco, appunto. Ah, Nanako-chan. Wari in da kedo, futon shite kite kureru kara. Poverina, quante volte l'avrà già visto in questo stato, magari. E prima era sola, cioè capiamoci. Yare yare. Ikura nan de. Yare yare. これが飲まないでやってられるかってんだ。ちゃくあのガキ偉そうに。おっちゃんな。うちおめえらがランドセルだった自分から。まあ、no。商売やってんだ。ちらこんのおい。実は県警から特別捜査協力員ってのが送り込まれてきたんだよ。だべろ。いやほら、4月からの連続殺人にあんまり進展がないからさ。でその協力員ってのが。名の知れた私立探偵事務所のエースらしいんだけどさ。ああ、ファンタスティコ。君くらいの子供なんだよ。頭はやたら切れるって話だけど。No, dai, esiste una ketchup in questo mondo. やめに立つわけねえよ。やれ、推理、推理、推理。推理、推理。エースだかなんだか知らんが、ガキの遊びに付き合わされる身にもなりやがるってんだ。バカにしやがって。その彼。難事件を解く力になれれば報酬はいらないなんて言っちゃってたさ。あ、ファンタスティコ、la sua ricompensa è il lavoro, beh。僕らも断れなくて。アナジー。ああ、すみません。また自分なんか言っちゃいました。チェック、楽しそうにペラペラ喋りやがって。元はといやおめえがあの覗き男を早がてんで引っ張ってきたからだろうが。ああいや。Vabbè. Omae! Omae mo wari in da zo? Nanaka to genba chiro jiga shiyatte. Dojima ti ha rimproverato, vabbè, è un rimprovero da ubriaco, non vale. Ora, Dojima-san, tatte kudasai. Nanako-chan. Farà qualche complimento alla figlia, tipo la mia brava bambina. Ecco. Oh no. Piccolina.